pensato per un attimo al lancio lungo, poi invece si è appoggiata su Gama. Eccolo il lancio per Giacinti, perfetto, Giacinti a spalle alla porta, viene messa giù e arriva il calcio di rigore decretato dalla signora Pavlikova. È una perna slovacca a dirigere questa partita. Si avvicina il capitano croato Bacic per andare a chiedere spiegazioni all'arbitro, ma il dischetto è stato indicato. Adesso, con l'aiuto del replay, andremo a rivedere il controllo di Giacinti. Poi è arrivata Balog su di lei, una spinta, il calcio che rigore, non è andata, non ha neanche tentato di andare sul pallone. Anche perché Giacinti ha protetto molto bene la palla, intanto Girelli si incarica del calcio di rigore. Ha già sistemato il pallone sul dischetto, pronta a prendere la rincorsa. Cristiano Girelli contro la sua ex compagna in bianconero, Bacic, va Girelli e la spiazza, ed è 2-0 Italia dopo neanche 8 minuti. Brava Girelli, perché non è mai... Ma fa ripetere perché le giocatrici sono entrate in area di rigore e le italiane sono entrate prima. Tutto da rifare dunque. E stavo appunto dicendo che è difficile per Girelli battere il calcio di rigore alla sua ex compagna di squadra, che sicuramente la conosce benissimo. E adesso sarà ancora più difficile. Esatto. Ovviamente. In un primo momento un'occhiata un po' di stizza, poi il sorriso di Cristiana Girelli. Dunque tutto da rifare, e adesso si sta raccomandando la signora Pavlikova: non entrate in area. Va Girelli, stesso angolo, aveva intuito questa volta Bacic, ma non ci è arrivata. Dunque l'esito non cambia, l'Italia è 2-0, cambiato soltanto se